Più un sistema che non funziona ti dice che hai torto, più è certo che devi continuare a andare avanti. Perché è chi va controcorrente che cambia il mondo e che fa una vera e duratura differenza. Niente per cui valga la pena combattere arriva facilmente. Tratta la parola impossibile come nient'altro che motivazione. Il futuro è delle persone che seguono il loro cuore, non importa cosa dicono le critiche. Dobbiamo tenere sempre a mente che condividiamo una casa e un glorioso destino. Ragazzi, volete avere successo o non vi interessa? A volte nella vita, per avere successo, tante volte, la maggior parte delle volte, devi seguire il tuo istinto, devi seguire il tuo cuore. Devi farlo. Nella vita, per avere successo, e voi gente siete sulla buona strada per il successo, dovete scoprire cosa vi rende entusiasti. Dovete scoprire cosa vi dà la carica per svegliarvi la mattina ed iniziare a lavorare. Dovete trovarlo. Non ero diverso da voi quando avevo 20 anni, credetemi. Volevo avere successo, volevo andarmene via da Brooklyn. Ho detto: papà, ti amo, ma voglio andarmene da Brooklyn. Amo Brooklyn, ma voglio andarmene. E guardando quei grandi edifici, quei grandi grattacieli di Manhattan, dissi: papà, questo è quello che voglio fare. Ed era ciò che volevo fare. Amo prendere le cose e aggiustarle, prendere le cose e costruire. Amo costruire. Puoi fare qualsiasi cosa. Puoi essere tutto ciò che puoi essere. Ma per avere successo devi scoprire cosa ami fare. Devi trovare la tua passione, non importa cosa dicono gli altri. Alcuni hanno detto: non c'è una strada per la vittoria per Donald Trump. Hanno voluto ignorare le persone dimenticate, ma ora non se ne scorderanno più e stanno impazzendo cercando di capire com'è successo. Ma gli ho detto che è inutile, è troppo tardi, è troppo tardi. Devi avere la capacità di gestire la pressione. Perché tu, non importa quanto tu abbia successo, ho molti, molti amici e nemici, sì, molti nemici, ma non mi interessa. E le persone che sono in grado di sopportare la pressione possono essere imprenditori, possono avere successo. Ora ho degli amici che sono davvero, davvero intelligenti, ma non riescono a sopportare la pressione. In questo caso dovrebbero lavorare per qualcuno e vivere la loro vita, non c'è niente di sbagliato in questo. Ma se non riesci a sopportare la pressione, devi essere consapevole di te stesso. Devi essere consapevole di te stesso. Quindi, gestisci la pressione, ma se non puoi, non fa niente. Alcune persone dicono: devo avere successo, devo farcela, ma non ce l'avranno mai. È troppo incasinato, non riescono a pensare in modo chiaro. Devi ricordare che non conta, Dio conta. La tua famiglia è importante. Devi essere in grado di dire a te stesso: niente ha veramente importanza oltre ai problemi e le cose reali. Non smettere mai di essere orgoglioso di quello che sei e dei principi che ti guidano e sui quali agisci. I tuoi valori sono il tuo distintivo d'onore. Esci, divertiti nella vita, sii competitivo. Ricorda i tuoi doveri e onora la tua storia. Prenditi cura delle persone che Dio ha messo nella tua vita. E se ti rifiuti di cedere al dubbio oppure alla paura, allora vincerai, vincerai, vincerai e aiuterai le persone a fare lo stesso. Se ami quello che fai e ti dedichi al tuo lavoro, allora prenderai lo slancio. Hai ascoltato? Dovete essere a conoscenza di questa parola. Guadagnerai questo slancio e ogni successo creerà un altro successo. Ti racconto una storia che per me è veramente molto interessante. Quando ero giovane c'era un uomo di nome William Levitt ed era un uomo di grande successo. Costruiva case e di notte andava in questi luoghi di costruzione con squadre di lavoratori e lui personalmente setacciava i siti e toglieva i chiodi e la segatura. Puliva tutto in modo che gli operai, quando andavano a lavorare il giorno dopo, avrebbero trovato i siti immacolati e puliti. E lo faceva correttamente e con cura, e lo ha fatto per 20 anni. Poi gli furono offerti molti soldi per la sua azienda e la vendette per un'enorme somma di denaro.
uscì dal business e comprò un grande yacht. E la società che ha acquistato la sua azienda era un grande conglomerato. E non ne sapevano niente sulla costruzione di case, non ne sapevano niente sulla raccolta di chiodi e segatura e della rivendita degli avanzi di legno. Questo era un grande conglomerato con sede a New York City. E dopo circa 10 anni stavano perdendo molto con l'azienda e così hanno chiamato William Levitt e dissero: «Vorresti riacquistare la tua azienda?» E lui disse: «Sì, lo voglio». La rivoleva così tanto, si era annoiato di questa vita di yacht e navigazione e tutte le cose che ha fatto nel sud della Francia e in altri luoghi. Così ha riacquistato la sua azienda e ha riacquistato molta terra vuota. E ha lavorato duramente per ottenere la suddivisione in zone, e ha lavorato duramente per iniziare a sviluppare la costruzione. E alla fine ha fallito, e ha fallito male, ha perso tutti i suoi soldi. Andò personalmente in bancarotta e l'ho visto a un cocktail party. Ed è stato molto triste perché le persone più esclusive a New York erano a questa festa. E vedo seduto in un angolo un vecchietto che stava tutto da solo. Nessuno gli stava parlando. Capii subito che quell'uomo lì seduto era il grande William Levitt di Levittown. Mi spiegò cosa stava succedendo e mi disse quanto era stato brutto e quanto era stato difficile. E gli chiesi: cosa è successo esattamente? Perché è successo a te? E lui disse: Donald, ho perso il mio slancio. Una parola che non senti mai quando si parla di successo. Eppure ci sono questi ragazzi che non hanno mai guadagnato 10 centesimi e sono in televisione a darti consigli su come avere successo. E l'unica cosa che hanno fatto è stato leggere un libro e vedere un video. È stato molto triste e non ho mai dimenticato quel momento e ci ho pensato. Ed è proprio vero. Ha perso il suo slancio nella vita. Io lo dico sempre alle persone. Devi sapere se stai continuando oppure no ad avere lo slancio. E se non ce l'hai, va bene. Perché andrai avanti, imparerai a fare cose fantastiche, ma devi tenere a mente della parola momentum. Abbi sempre passione. Devi avere passione per la tua famiglia, per la tua vita, per la tua chiesa, per qualunque cosa sia. Devi metterci quella passione. Devi semplicemente amare ciò che fai. Una cosa che io dico sempre alle persone è che devi amare quello che fai, perché sai, se ami quello che fai, lavori di più. E ho visto così tanti casi di persone di grande talento che sono entrate in affari che non amavano e hanno fallito. Ho visto persone che sono super geniali, ma che purtroppo non hanno quella sensazione intuitiva, non hanno quella fame del non mollare mai. E ho visto persone che quasi ce l'hanno fatta e poi hanno fallito, perché non sono riusciti a fare quel mezzo chilometro in più. Ma quando fai qualcosa che ami, non fallirai mai. Quello che farai è provarci ancora e ancora e ancora. Alla fine avrai successo. E ricorda che non stai lavorando. Quando fai qualcosa che ami, ricorda questo, non è lavoro. Quindi lavorerai 24/7. Lavorerai tutto il tempo. E alla fine non stai davvero lavorando. Non lo percepisci come lavoro. Quando non stai facendo qualcosa che ti piace, quello si chiama lavoro ed è un lavoro duro e noioso. Quindi, per quanto tu possa farlo, fai qualcosa che ami. Lavora duro e mai e poi mai arrendersi. Ti assicuro che avrai un enorme successo. Un enorme successo. Lavora sodo. Mettiti in gioco. Gioca per vincere. E soprattutto divertiti. Goditi il processo. Le vostre vite avranno un significato, avranno uno scopo e saranno gioiose. Diventerete leader e ispirerete gli altri a realizzare quei sogni che una volta pensavano fossero totalmente impossibili. Le cose che hai detto non potevano mai e poi mai accadere, ma stanno già accadendo per te. Quando si verifica un disastro, quando le persone affrontano difficoltà, è quello il punto in cui impari e vedi i frutti del duro lavoro e della perseveranza. Mai, mai mollare, perseverare, mai, mai e poi mai arrendersi. Devi imparare a contribuire nella tua comunità, essere orgoglioso della tua nazione e cercare opportunità per servire. È importante che tu impari anche a credere in te stesso, avere fiducia nelle tue capacità e che tu ti assuma la responsabilità per la tua stessa vita. Quando affronti nuove sfide,
e ne avrai in abbondanza, svilupperai talenti che non pensavi fossero possibili. Scoprirai che sei in grado di gestire qualsiasi cosa. Molte delle lezioni più preziose della vita vengono apprese sul campo di gara. Il valore della pazienza e perseveranza, del duro lavoro e della determinazione. Costruirai il carattere, stringerai amicizie, abbatterai barriere e porterai persone di ogni ceto sociale più vicine tra loro. E la capacità di superare le avversità, creare nuove amicizie lungo la strada. Queste cose devono essere apprese e vissute nel campo della pratica, con tanto sudore, tanto duro lavoro e tanta determinazione. Non c'è sensazione migliore di un risultato che ti sei guadagnato con il tuo stesso sudore, lacrime, sforzi e duro lavoro. Non c'è niente di simile, siete d'accordo?